Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere come si trova il punto medio di un segmento, ovvero quel punto che divide un segmento in due parti uguali. Vi ho proposto come sempre un esercizio e qui accanto avete la formula, ma vediamo in pratica di cosa si tratta. L'idea è questa: io ho un segmento AB e se volete lo andiamo a disegnare nel piano cartesiano, così ripassiamo. A ha coordinate meno 2, 1, quindi meno 2 mi sposto a sinistra di due passi e 1 in alto, quindi A è qui, mentre B ha coordinate 4, quindi vado avanti di 4 e meno 3, scendo giù di 3. Il segmento AB si ottiene congiungendo i due punti. Il punto medio del segmento è, abbiamo detto, quel punto che sta a metà, ovvero che divide il segmento in due parti uguali, quindi AM uguale MB. Per trovare le coordinate di questo punto la formula è molto semplice, è come quando in matematica avete due voti. Supponiamo che in un compito avete preso 5 e nell'altro avrete preso 7. Per calcolare la media cosa fate? La somma dei due voti fratto 2. Ecco, per il punto medio dovete fare la stessa cosa. Dovete sommare i voti delle x fratto 2 e fare la stessa cosa anche con le y. Quindi nel nostro caso la x del punto medio si trova facendo la somma delle x fratto 2. Quindi meno 2 più 4 fa 2, fratto 2 1. Allo stesso modo la y del punto medio si trova facendo la somma delle y fratto 2. Quindi 1 meno 3 meno 2, fratto 2 meno 1. Il nostro punto ha coordinate 1 meno 1 e si scrive così. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile, ovvero supponiamo di avere un punto del segmento e il punto medio e vogliamo andare a trovare l'altro punto del segmento. Quindi l'idea è questa: ho un segmento dove conosco questa volta A e M e voglio trovare B, cioè l'altro estremo del segmento. Per risolvere questo esercizio dobbiamo conoscere bene le equazioni di primo grado. Se non ve le ricordate, andatevele a ripassare nella mia playlist equazioni lineari. In pratica sappiamo che la x del punto medio si ottiene applicando questa formula, quindi la riscrivo. Ora al posto delle lettere vado a mettere i numeri, quindi la x del punto medio è 2, uguale la x di A meno 1 e tutto il resto lo ricopio perché la x di B è quella che devo trovare. E invece di scrivere x di B scrivo solo x, per semplicità. Ora andiamo a fare l'MCM, che è 2, quindi 2 per 2 è 4. E il resto lo ricopio, perché 2 diviso 2 va via, ricopio il numeratore. Porto il termine noto al primo membro, così si va a sommare a 4, quindi lui portato di qua diventa più 1, 4 più 1, 5. E quindi la soluzione è x uguale a 5. Così facendo quindi ho trovato la x del punto B. Ora applichiamo la stessa formula però con le y. Quindi la y del punto medio è data dalla y di A più quella di B fratto 2. Vado a sostituire al posto delle lettere i numeri, quindi la y del punto medio 5 mezzi. Y di A vale meno 2 e tutto il resto lo ricopio, dove al posto di y di B per semplicità vado a scrivere solo y. Ora, siccome a destra e a sinistra ho lo stesso denominatore, 2, lo semplifico. Quindi porto il termine noto di qua, così meno 2 portato di qua diventa più 2, sommato a 5 fa 7. Quindi abbiamo trovato anche y. Y uguale a 7. Per cui le coordinate del punto B sono 5 e 7 e si scrivono così. Io ti ho guidato fino a qui. Ora che hai visto tutti i passaggi per risolvere questo tipo di esercizi, metti in pratica quello che hai imparato. E ricordati che se ti alleni e fai pratica, poi diventa tutto più semplice. E anche oggi siamo giunti al termine. Com'è andata? Se sei nuovo su questo canale e ancora ti sembra tutto impossibile, tutto difficile, non demordere. Continua a guardare i video, continua a allenarti e scoprirai che alla fine non era poi così difficile come pensavi all'inizio. E magari scoprirai anche che la matematica ti piace. Io sono Monia Tomassini e per chi mi conosce bene il mio motto sa che è questo: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima puntata.